Autunno 1955, Fontecchio. Fontecchio è un comune italiano di 400 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Nella Valle della Terno ci sono Fernando e Maria Laura che si stanno preparando per l'inverno. Fernando e Maria Laura erano in campagna a far la legna. A quei tempi non esistevano le motoseghe. Si usava un segaccio che veniva manovrato in due. E durante queste manovre a Fontecchio ci si annoiava parecchio. Faceva ancora caldo e Maria Laura stringeva sempre di più a Fernando. Era preoccupata di qualcosa? Forse. Nel frattempo, un giovane prete vietnamita cerca di attraversare il confine, ma lasciamolo lì. C'erano insetti che volavano, la neve e quella poca che c'era era sulle alte cime del Gran Sasso e tutto andò così quasi fino alla fine di gennaio. Ma qualcosa iniziò a cambiare a gennaio. Fernando e Maria Laura, un giorno qualunque, nel bosco, si imbattono in un orso e, preoccupati di tale presenza, decidono frettolosamente di spostarsi in città. Che cosa preoccupa Fernando? Se è vero come è vero, che nella gravidanza restano i segni e le voglie, a volte bizzarre, di ciò che impressiona la futura mamma. L'orso c'entra qualcosa? Forse. Qualcosa iniziò a cambiare dopo il 25 gennaio. Era sempre sereno, ma la temperatura si abbassava un giorno di più. Poi, il giorno 31, nel primo pomeriggio, verso le 2 si scatenò l'ira di Dio. Tutto divenne scuro, iniziò a nevicare sui monti con tale forza che dal Monte Camicia a qui ci mise poco più di 5 minuti. Dopo mezz'ora c'era già quasi 50 centimetri di neve, fino a 4 metri nei giorni successivi. Era la famosa nevicata del 56. Il freddo, il ghiaccio e la neve durarono fino a metà marzo. Nessuno se l'aspettava, figuriamoci Maria Laura. Maria Laura era sempre più preoccupata. Perché era preoccupata? Troppo freddo per il figlio in grembo? Il freddo, la neve e il ghiaccio in via Camponeschi avrebbero potuto causare problemi al nascituro prossimo? Forse. All'Aquila erano anni bui, anni difficili. Non una buona annata per i figli aquilani nati in quell'anno. E come non citare la nascita di Stefania Pezzopane e Massimo Cialente? Anch'essi vittime del freddo? Forse. Nel frattempo, il giovane vietnamita, prete, arriva in Italia fra mille fatiche. Che relazione c'è fra il giovane prete vietnamita e l'Aquila? Sono le 12:25 del 15 agosto del 1956. Nasce Massimo Maria Assunta, detto anche Assuntina. Sin dalle prime gestazioni era difficile notare le espressioni del viso causa la quantità di peluria presente in maniera massiccia nel nascituro. Erano quindi giuste le preoccupazioni di mamma Maria Laura. Era tutta opera di Ferdinando? O forse? Oppure l'orso c'entra qualcosa? Sarà questo particolare la svolta decisiva?
di questo racconto. Massimo, detto Assuntina, cresce. Poco, ma cresce. Passano gli anni. I suoi studi iniziano ai gesuiti. Sono una sua scelta? O perché la scuola anch'essa in via Camponeschi, nanzi a casa? Forse. Perché quella maglia di lana? E perché solo lui? Sono ancora i postumi del freddo del 56? Forse. Ma soprattutto, che rapporti ci sono fra Assuntina e il giovane prete vietnamita? Sarà lui che lo avvierà alle prime esperienze sessuali? Forse. Ma facciamo un passo indietro. Siamo sempre all'Aquila e sono le 9:30 del mattino del 18 febbraio 1958. Nasce Mila Giuliani. Chi è Mila Giuliani? Che c'entra Mila Giuliani? Ma lasciamola lì. Trascorrono gli anni. Che relazione c'è tra la palla ovale, Massimo e il prete vietnamita? Un vero mistero, tuttora irrisolto. Sudore, corsa, fango, neve, pioggia, saranno stati questi gli ingredienti che hanno contribuito a far cadere la troppa peluria e trasformare il giovane Assuntina in quello che tutti pensavano all'Aquila fosse il nuovo Giona Lomu de noi altri. Forse. Gli studi e gli allenamenti non cambiarono però la propria indole di orso, e infatti all'Aquila è primavera. In quegli stessi anni Massimo diventa Bebetto. In una delle tante feste conosce Mila. Mila è fidanzata. Massimo no. Dov'è finito però il giovane prete vietnamita? Nel frattempo Bebetto esplora nuovi orizzonti e diventa subnormale. Ma un ronzio lo attanaglia ormai da anni. Infatti a Bebetto risuonano nella testa le frasi del giovane prete vietnamita. Non ti fare le pippe, Bebetto, che diventi cieco, che fai una brutta fine! L'Aquila, 10 settembre 2016. Oggi c'è un colpo di scena. Che fine ha fatto il giovane prete vietnamita? Il giovane prete vietnamita si chiama Mila e vive a Scoppito.